Noi stiamo, da parte nostra, stiamo cercando di ridurre al minimo il disagio causato dalla mancanza di gas. Già da stasera, come potete vedere proprio adesso, la Protezione Civile sta montando, diciamo, una cucina da campo adibita per preparare addirittura tra i 700 e i 750 pasti all'ora. Si potrà venire a prendere il pasto da asporto direttamente qui a Largo Madonna delle Grazie, oppure per persone, insomma, che hanno problemi a raggiungere il posto qui a Largo Madonna delle Grazie, persone in difficoltà. Comunque, tramite pure i volontari sia della Protezione Civile sia della Croce Rossa, che li vorrei comunque ringraziare perché pure loro si stanno dando da fare parecchio per cercare di darci una mano a noi del Comune e a tutti i cittadini, quindi tramite loro li consegneremo anche a casa. Le persone che non dovessero avere la possibilità, purtroppo, di recarsi qui fisicamente, hanno a disposizione, grazie al Comune, un numero di telefono a cui rivolgersi. Sì, 0861 324 317, dalle 7 della mattina alle 21, altrimenti poi il centralino della prefettura, che comunque è in servizio 24 ore su 24. Comunque, chiamando il numero che ho detto prima, ci si può registrare in modo che poi sarà passato qui ai volontari della Protezione Civile che porteranno direttamente a casa il pasto. La cucina a campo arriva dall'Aquila e ringraziamo la Protezione Civile che ce l'ha messa a disposizione.